Esploratori riuniti, bentornati sul canale di De Daniele. Sì, sto registrando di seguito, insomma, ci ritroviamo dove ci eravamo lasciati, perché i prossimi 2 giorni non sarò a casa, non voglio lasciarvi senza contenuti e quindi mi avvantaggio. Di conseguenza, siamo subito carichissimi e pronti per partire. Dobbiamo raggiungere Bessel 3B. Vediamo dove si trova. Avevamo visto l'altra volta che è stata dall'altra parte praticamente. Esatto, dovremmo fare un po' dei giretti. Quanto stai lontano, caro Bessel 3? Proprio al polo opposto stai qui. Vedete, ci possiamo arrivare con un solo salto. Guardate. È il potere dell'Olimpia, ragazzi. Non si batte. Vediamo, allora, la volta. Ah, un po' di combattimento ci sta tutto. Tra l'altro, questa nave ha la torretta laser automatica. E quindi spara da sola, praticamente. Il laser, eh. Non la balistica nel missile. Perfetto, questa è andata. Perfetto, ci siamo. Ma ci lasciate qualcosa di carino? Vediamo un po' che ci dice la Phalanx, va. Vabbè, ma Zeus aiuta tutti. Vediamo. Mi servirebbero dei pezzi di ricambio, qualche credito sarebbe apprezzato, i diritti di recupero mi bastano, non c'è bisogno di pagarmi. Mi servirebbero dei pezzi di ricambio. Perfetto. Va bene, ok. Ma qua invece? Crediti. Ma ci prendiamo tutto, tanto sta nave è bella capiente. Guardate come la riempiamo adesso, eh. Ok. Dicevo, la volta scorsa poteva sembrare una passeggiata, invece ci siamo ritrovati in una missione incredibile. Vediamo se questa sarà altrettanto. Mentre tra le due abbiamo preso quella più difficile, va a finire, eh. Vediamo un po' se questo manufatto si recupera agilmente o ci sarà comunque l'intervento degli astrali che ci verranno a rompere le scatole. Molto probabile, molto probabile. Ve l'ho detto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, manco ve lo dico più perché ormai sapete tutto perfettamente, quindi non ve lo devo dire. Ok, lì c'è subito un'anomalia, ho visto. Finalmente torniamo a pianeti un po' più rocciosi e l'altra volta troppa natura c'era. Troppa natura. Allora, siamo con Andrea, perfetto. E la zona si trova lì. Ok. Però abbiamo fatto su Bessel 3. Perfetto. Allora, ragazzi, chiaramente. Che vi devo dire? Me la faccio io, voi state tranquilli, non vi preoccupate. Bella la gravità qua. Wow. Sei entrata qua magari? Sì. Attenzione, c'è stato qualcuno qua però. C'è stato qualcuno qua. Stiamo attenti. Spaziali, astrali, ecliptic. Sì. Chi c'è stato? Operazione illecita, eh? Oh mio. Mi ha fatto prendere in colpo, mi ha fatto prendere. Con la nostra arma. Io non ho più paura di nulla, ragazzi, ve lo dico, ma con quest'arma è clamorosa. Siamo calmi. Vabbè, però, sto boost pack è un po' una rottura di scatole, ragazzi. Ve lo dico. Di qua? Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Ardua, no, non me va neanche di dormire. Vediamo un po' se riusciamo a capire dove dobbiamo andare. Sarebbe una cosa veramente interessante. Allora, lì. Ci siamo già stati lì? No. Però, pure tu, pure tu.
Vedete come si fa presto? Addentriamoci. Madonna, che caverna, ragazzi. Assurda, oh. Vista all'ultimo. Allora, prendiamoci un po' di scorte. Una prugna, me dai? Una prugna? No. Lo sapevo, lo sapevo. Ah, no, posa tutto. Posa tutto. Vediamo dove riusciamo ad andare, eh. Guardate dove cacchio dovevo andare, incredibile. Siamo arrivati. Eccolo, guarda la strale con questa mia arma. Guarda la strale con questa mia arma. Come non fa più lo splendido. Come non fai più lo splendido, eh. Maledetto. Che stato ci abbiamo? Scusa, radiazioni. Radiazioni estreme. Allora, scusate, curiamoci. Non ci abbiamo niente contro le radiazioni, veramente? Niente. Scoperte dal passato. Rivelazione. Devo recarmi al tempio sepolto su Masada. Ma già siamo a questo punto? Dove mi contenderò l'ultimo manufatto col cacciatore e i suoi alleati. Ma già così stiamo? Oddio, è partito qualche. Credo che. No, dai, non è la fine. Non siamo mai. Cioè, dicevano che la main quest dura 30-40 ore. Non le abbiamo fatte 30-40 ore. Ma proprio per niente proprio. Ma no. Cioè, sarà uno snodo sicuramente. Sicuramente sarà uno snodo importante dell'avventura. Quindi. Andiamo a vedere. Intanto usciamo da sta caverna. Olè! Troppe radiazioni, troppa malattia, troppa sofferenza, non si può. Non si può fare sta cosa. Dobbiamo tornare assolutamente alla nave. Abbiamo ottenuto un danno polmonare? Oh mio Dio. Allora, ragazzi, siamo tornati su Olimpia. Quindi, ok. Allora, io farei una cosa. Andiamo a vedere che succede. Ma prima, ragazzi, però, passo a Cheyenne, vado in armeria e perché voglio prendermi i colpi per quell'arma. Sicuramente ad Aquila ce l'hanno, perché comunque ci servono, me vado a caricare. Perché se dobbiamo veramente affrontare il cacciatore, capite bene che bisogna essere attrezzati.
Quindi faccio quello che devo fare e ci vediamo qui fra poco. Allora, signori, ho fatto un po' di scorte. Purtroppo, poca roba ho trovato per quanto riguarda questo fucilozzo. E vabbè, c'è una settantina di colpi e passa. E quindi niente. Vabbè, tra l'altro, qua ho scoperto che c'era il maglietto del capitano. Non l'avevo visto. Vabbè, oh, raga, andiamo a vedere cosa succede. Sono super, 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 super curioso. E dovremmo stare qua vicino. Dov'è? Ah, ecco qua sotto. Perfetto. Bessel. Non ci possiamo più andare qua. Ma dai, ma dai. Livello 75. Perché là sotto. Ma non ci siamo noi là però. Ma mi sa che non è la nostra portata, sapete? C'ho questa impressione. Mi sa che non è proprio la nostra portata questa situazione qui. No. Livello 75. Allora, sinceramente, se vi devo dire la verità, io questa cosa della rotta inesplorata non è che l'ho proprio capita bene. Secondo me è un po' una mezza minchiatella, diciamocelo. Cioè, dammi la possibilità, tanto è inutile che sto a fare il sartello da pieno dall'altro. Tanto. Cioè, è proprio una cosa, secondo me, da gameplay un po' velleitaria, ma non c'ha molto senso. Oh, ragazzi, eccoci qua. Allora ragazzi, questo è un momento importante, nel senso o finisce male, ce ne andiamo con la coda fra le gambe, perché il livello non è... non siamo a questo livello, oppure vediamo che succede, sono molto curioso. Malgrado le tue azioni, voglio darti la possibilità di arrenderti pacificamente. Sarà bello spedire te e i tuoi alleati nel vuoto spaziale, facciamola finita. Bah, diciamogliela prima, dai. E ci sfonda, lui ci sfonda. Ci polverizza lui. Oddio. Per carità, è sparito, vedi che maledetto. Io voglio sta nave comunque, non lo voglio dire con grande onestà intellettuale. Dove sei, maledetto? Dove sei? M'hanno sfondato i motori, m'hanno sfondato. Porca miseria, non mi gira più la nave, ragazzi. Ok. Ci hanno sfondato tutto. Ecco, mi sembra più ideale. Chi è Moelix? Qui è proprio battaglia, ragazzi. Battaglia totale. Secondo me ci stiamo infilando in una cosa più grande di noi, eh. Io ve lo dico. Io ve lo dico. Ve lo sto dicendo. Trova il manufatto. Ci portiamo sempre Andrea, cioè ormai è il nostro companion. Anche su un basco pure dannata ci stavano, dovevamo assegnare la nave però. Ah no, l'emissario ci vorrà da seguace. Capirai. Parliamo un attimo, scusa. The temple is below. The Starborn here often lure mercenaries to this point to act as an additional line of Casino. Che casino. I doubt any of the people who built this complex knew what they were guarding or how quickly they would be Siamo disposed of. pronti, continua a dirlo. It is close to the Unity.
The artifact and the temple here are one. Unlike the others you have found that are separated from each other. You will feel it as we get further. The power of the artifact seeps through the seams of reality here. The Starborn here are powerful. They will hold nothing back. Even the dead can be made to fight for. Ecco, ci mancano pure gli zombie, mo. Ci servivano 300 colpi, ci servivano 300 colpi, ci servivano di questo qua. Ragazzi, senza paura, andiamo, inoltriamoci. Prendiamo sto manufatto e ce ne andiamo per Zeures. Beh, a questo punto mi aspetto che qui mi diano un po' di scorte, scusate, eh. Questa non ci interessa. Io giro, eh. Dunque. Guarda qua. C'è già stata una battaglia. C'è già stata una battaglia incredibile, tra l'altro. Tu ti svegli? Piccolo Vasco? Ma pure Andrea c'è. Beh, questo è proprio sciacallaggio estremo, comunque, eh. Tutti i digibic, guarda, guarda come stanno. Mamma mia, ragazzi. Che brutta fine. O uno che ci avesse la, i proiettili che mi servono a me per sto fucile, oh. Lassù c'è l'astronave loro, eh. Non vorrei dirlo, ma... Io voglio dare un'occhiata, però, scusate. Scusa, ma perché l'hanno fatto questo casino? Ervino mo prendo per brindare. Se mai vanno bene le cose. Cioè, questi che l'hanno schiacciati durante l'atterraggio, praticamente. Ah no, ok. Perché se si atterrano così, ma non si capisce proprio come c'entri dentro. Vabbè, vediamo qua dentro che c'è, va un attimo. Scusate. Io la apro. Allora, che ci abbiamo qui? A parte i mortarelli. Oh, Mega Pulse. Non è una brutta arma, eh. Non è una brutta arma, ragazzi. Infatti ci sto pensando, ma se mi riempie poi le tasche mi dà fastidio. Ecco qua. Lo sapevo. Magari usiamo anche qualche boost, qualche potenziamento che abbiamo con le bevande, con le roba da mangiare. Se vediamo la situazione è un po' troppo spinosa. Ma ripeto, credo che non siamo proprio pronti per affrontare una cosa del genere. Al massimo facciamo come era un paio di episodi fa, ce la diamo a gambe. Eccoli. Arrivati, ragazzi. Siamo così, va. Starma, raga, fa male, eh. Fa male starma, c'è niente da fa. Cioè, vi state rendendo conto che cos'è quest'arma, ragazzi?
Perfetto. Lui è andato. Scompaiono però, vedi? No. Sbilancia pure il nemico. Anna, resta a giocare con me. Guarda, guarda, i ninja proprio. Hai visto? Poi ci rimetti, no? Bene, 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 bene. Ah, ma ce ne stanno altri. Perfetto. Dobbiamo ucciderli tutti? Penso di sì. Tutti corazzati stanno poi, eh. Con quest'arma non mi fate paura, ma sta terminando quest'arma. Ragazzi, possiamo andare? Secondo me sì. Dai però, datemi un po' di munizioni fighe. Mannaggia a voi, oh. Niente. A parte quanto stiamo a trasportare adesso. Ok. Tutti pieni di soldi sti clip. Forza ragazzi, forza. Mo usiamo sta arma un attimo. Tanto quella me la devo conservare per il cacciatore. Se lo dovremo fronteggiare vis-à-vis. Ci stava. Casco. No, ma è bellissimo sto casco. Cioè apparentemente non te fa niente, però da vedere è carino. Perché ti riempono di crediti in questa parte? Devastante sta cosa. Cioè se arrivi qui proprio in maniera brutta. Dimmi che ho preso qualcosa per queste. Manco per niente. Tuta in pelle marrone. Bene, ci facciamo niente. Ho consumato un digipick così. Tempio sepolto, ragazzi, ci siamo. Perché è giusto, tornano in vita i zombetti. Vabbè, pure quest'arma, insomma, si difende, dice la sua, eh. Beh, magari perché contro gli ecliptic. Guarda questo che ha, che tattica che sta usando. Ho aumentato anche l'abilità per la balistica, ragazzi. Questo c'è da dire, quindi ve lo dico per onestà, eh. Fai così? Bravissimo. Oh! Amatto scatenato! Oh, ma guarda che sei proprio un bastardo, eh. Mi fai ricaricare? Starma l'unica cosa è che si ricarica lentissimamente, è vero. No! Ok, piano, 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 piano. Mi rincula. Senti.
Ah no, questa c'è stessi proiettili, no, non la uso, usiamo questa. Sì. Una strada, ah no, marciare qui. Oh, siete fermi però, eh? Che succede? Ah, eccolo, ci sta. Guardiano. No, Ecliptic. Ah, li fa tornare in vita. Ah, no, fermo, fermo, fermo tu. Li fa tornare in vita il maledetto. Ecco perché. Ci vuole questo. Bene. Bene. Ragazzi, bella battaglia. Organi prelevati 13.500. Massa 3. Porca miseria. Quelli da rivendere sono il top del top. Raga, vi comunico ufficialmente che ci stanno proprio a finire tutti i colpi, eh. Ci stanno finendo tutti i colpi. Tutti, 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 tutti. E sta cosa a me non piace proprio. Perché ci stanno finendo nel momento in cui dovremo poi affrontare il cacciatore. Ah, santa pazienza. Tesserino base Ecliptic. Perfetto. Qui. Sì. Niente. Kit d'emergenza. Credi. Niente, andiamo avanti a più assorti qua. Trova il manufatto. Cambiamo arma e andiamo con questa. Mazza, ci hanno consumato tutto, ragazzi, tutto. Esploriamo bene tutto quello che c'è da esplorare. Li combattiamo con la spillatrice. Allucinogeno. Oh, dai, datemi i proiettili di quelli che mi piacciono a me. Maledetti. Maledetti. Forse in questa cassaforte. Niente, crediti. Crediti su crediti. Vabbè. Vabbè. Dai, uscite ora o mai più, dai. Uscite ora o mai più, ragazzi. Ecco. Bravi. Ste tute qui, secondo me, sono pure fighe. Digipick. Prendiamo, che è sempre utile.
AMP no, per adesso no. Guardate qui, ragazzi. La panacea, buona. La panacea serve chiaramente a curare tutti i mali, ragazzi. Allora, con calma. Mi sono morti tutti. Ecco, siamo di nuovo pieni, perfetto. Everything in the galaxy needs to come with us, you know. Lo so, c'hai ragione. Vai, quanti soldi avremo accumulato, ragazzi, secondo voi? Io penso un botto. Guarda qua, niente proprio. Vermi speziali a... Non li gradisco. Allora. Mannaggia sto carico. Scusa? Ok, you. You're up. Something goes wrong in there? We'll come get you. Supervisora Lead. Why would anything go wrong? Shouldn't we? Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is Scusa? on his way. Don't look at me. I've done my part. What are you waiting for? Mi hanno fatto, è più importante di quanto pensavi. Dia Barrett che raddoppi il prezzo. Mi metto subito al lavoro. Oh boy, we've got an Aurora user. What? You took a hit right before your shift? We'll be talking about this later, Dusty. Now get in that cavern. Questa è la prima caverna dove abbiamo trovato il primo manufatto. Bene, questa è super missione lunghissima. Prendo un colpo, mi ha preso un colpo, ragazzi. Madonna che casino. Madonna che casino, ragazzi. Guardiano tenuta. Loro sono immuni a sta cosa della gravità comunque. C'è ancora che insisto, eh. Ancora che insisto. Da qua sopra si vede tutto meglio, ragazzi. Mi sento molto Spider-Man. Pure sta pistola, ragazzi. Tanta roba, eh.
Tanta roba, tanto che non sparo una ricarica. Ai. Abbiamo finito ogni cosa, ragazzi, io ve lo dico. Abbiamo finito ogni cosa. Abbiamo finito ogni maledetta cosa. Mo che ce le dà munizioni? Non ce le dà, incredibile. Ci siamo. Allora. Sì. La mina criogena abbiamo preso, ragazzi. Ottimo. Vabbè. Le catene di montaggio procedono a buon ritmo, tuttavia richiedere solo personale di classe Omega significa che tutto il lavoro manuale ricade sui nostri soldati obbligati alla riservatezza. Invece di essere subappaltato a tecnici esterni, non mi pagano per fare domande, ma uno spreco enorme di crediti, quindi spero che chiunque debba pagare il conto sia felice di questa scelta, perché se toccasse a me preferirei comprarmi un resort privato e starmene a sorseggiare Chandrapino Nero tutto il giorno. Rubo modello A, finitura modificata, torretta a corto raggio, ricordate di collegare tutte le operazioni in remoto al computer principale nella sala supervisore. Vabbè, questa ormai non ci possiamo più fare niente, per esempio. Ok. Oddio, potevamo pure... Vabbè. Adesso, prossimo passo. Next move. Ok, mi sa che è da questa parte. Ma non è dove stavamo prima qua, scusate, eh. Sembrerebbe no, perché sennò ti pare che i crediti mi avevo preso questi. Ma sembrerebbe, eh. No, no. Ci sta facendo ripercorrere i nostri passi. We have visitors. Vadek, you didn't tell me we have visitors. We have visitors. Welcome. What's mine is yours. Well, no, it's still mine. Petrov. Se puoi incontrare uno spazio, metto quello di rubare come ho fatto, Pedro, ma l'ho fatto per la scienza. No. I'm impressed. How did you? You don't deserve the final artifact. This life you've led. Beh, non è vero, tutto vuol dire a zero tranne che a questo. L'abbiamo fatto per un motivo superiore. Non è giusto, avrei pagato volentieri il manufatto se me lo avessi permesso. Infatti, sì, è vero, visto che mi serviva l'ho preso. Chiunque ci siede non sopporto queste capsulette temporali. It's more than credits that the Unity will demand of you. You think you have a right to the infinite? You're nothing! Guards! Come? Un attimo, calmi. Un attimo, bene, scusate.
siamo veramente qui noi? O è un trucco? Mo' ve frego tutto, eh? Mo' ve frego tutto. Io sta cosa ancora la devo capire, ci credete? La sua tuta? Beh, la sua che non la prendi. È che non la prendo. Non la prendi, se la prendi, dai. Siamo carichissimi adesso, ragazzi. Qui gli possiamo rubare tutto. Gli possiamo rubare tutto ed è tutto un valore incredibile. Se solo avessimo capienza, capacità e tutte le robe che ci servono. Ma non ce l'abbiamo. Quindi direi che ci attacchiamo. Bah, siamo meglio. Non ci facciamo sfuggire nulla, eh. Cioè, noi siamo apparsi qui, ma credo che sia veramente... Cioè, l'abbiamo ucciso veramente, secondo me. Ma... Scusate, vi sto a far venire mal di testa, lo so. Andiamo. Vabbè, qua finisce la nostra avventura qua da Petrov. Guarda qua. Dove stiamo andando? Cosa stiamo scoprendo? Lo so che devo andare di là, ragazzi. Fatemi dare un'occhiata soltanto se c'è qualcosa. No. Ragazzi, adesso siamo degli uomini bionici praticamente, da tutto quello che mi sono preso. Quindi andiamo spediti. Bravi, bravi che ci fate fa scorta. Bravi che ci fate fa scorta. Questo casco? Madonna, ancora non riusciamo a trovare niente di meglio del casco che ci abbiamo addosso. Devastante sta cosa. Andiamo a prendere sto manufatto. Io so come adesso dovremo affrontare il cacciatore. Senza munizioni però, perché io ci sono rimaste due cose. Ma è possibile che abbiamo già preso tutti i manufatti, ragazzi? Ma non penso sia possibile, dai. Poi l'ascensore quando stavamo con Sam, no? Come on, Rook. Come on. You can make it. Barely stepped on the juryman's road with us. Can't see another soul off. Certo, questo è l'universo in cui noi siamo Sam Co. No. Cioè Sam Co vive e noi moriamo. I'll pour one out to the blackest sea for you, Rook. Ero io, questo è un altro universo, un universo dove ho perso la vita. Senti, Vladimir, non dare di matto, ma ciao. Non mentirò, è stato piuttosto toccante. What the? Crix's ghost? What kind of cruelty is this? This some starborn trick? Come to mock me before you twist the blade? Ehi, calmati, non sono qui a farti il male, Vladimir. Vladimir, ascoltami bene, i manufatti conducono a un multiverso, a un posto chiamato l'unità. No, vabbè, ma che è? No, che risposta è? Diciamogli di tutto. You're a visitor jumping through the gates of esatto. Space and time. Esatto, Vladimir. So che perdere un membro di Constellation è difficile, ma ne verremo fuori, supereremo tutto. Non mi importa chi è morto, anche fossi io, è nulla in confronto al potere che scopriamo. Non ne vale la pena, Vladimir, rinuncerai tutto ai manufatti per rivedere indietro che ho perso. No, questo non sure if you're just a reflection of a shattered brain, but okay. I get your meaning. Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, would mind if you gave me a bit. Sono io, puoi just salutarmi se vuoi. Povero Zeus, ragazzi. E torniamo indietro così? Dannato lui. Senti, già che ci sei, c'è qualcosa qui, Vlad? Mazza, che miseria, ammazzo di carte.
Ma che ci giochi da solo? Stai da solo qua tutto il tempo? Don't know if you're from heaven above, just some visitor from beyond. Vedete, là c'era il sangue di Sam. Lì era morto. Oh, wow, forse siamo morti lì e ci ha trascinato lì. Non ce la facciamo, raga. Non ce la facciamo. Guardate le scorte che ci danno qui. Incredibile. Medikit, granata, mina. Ma sto fucile? No, vabbè. Vabbè, ma ci stavano proprio a aspettare. Che devo dire, raga? Qui c'è sta il combattimento della vita. Ma non è mai la fine, dai. Ma cosa sta succedendo? Perché questa scorta di armi incredibili? Ma per carità, va bene, eh. Ma mi dessero però le... No, vedi, questo è niente, non te ne danno questi. Cioè, ti stanno attrezzando praticamente, cioè, se tu ti vuoi giocare soltanto la... Se tu ti vuoi giocare soltanto la missione principale, praticamente qua ti danno una mano. Ti dicono, guarda, dovresti livellare, in realtà non potresti farla sta missione. Però, se proprio non te va de falto, vuoi giocare, comunque... Prendi di tutto quello che hai e via. Ora siamo pieni però, eh. Siamo pieni, pieni, pieni. Digipic. Guarda, va. Ci hanno rifornito di ogni cosa. Granate poi lasciamo sta. Vabbè, comunque sia. 2.48. Nuovi oggetti. Io prendo tutto. 5 minuti. Questo qua per 5 minuti. Magari raddoppia? Ok. Va bene. E facciamo così. Io voglio anche l'arma, chiaramente. Questa non la posso lasciare qui. Capite bene che... fatemi vedere un attimo. Elementale no. Questa qui 187. Questa la posso lasciare. Questa qui io me la metto. Me la metto qui. Dopodiché mi metto questa. Voglio provare un attimo st'arma. Ragazzi, si va. Pronti, carichi. Oh Madonna santa. Sì, vabbè, no, ma guarda, sì, ma ma non vi vedo neanche io, ma dove state? Duplicato, siamo noi? Siamo noi? Sì. Buono, 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 buono. Guardiano, eccolo. Bello. Starma è bella potente. Ah, ma ho lanciagranate. Lo so, amico mio. Che te devo fare? Mamma mia, che casino, ragazzi. Non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo nulla. Carica, carica. Carica, come ci fosse un domani. Buono. Guardiano. Calmi. Carica.
Bene, calmo. Ah, è sempre pure lei è un duplicato. Tutti contro di me stanno, no? Ma non muore. Oh, senti. Oh, ma tutti contro di me state? Maledetti. Lassù che cacchio c'è? Morto. Ok. L'ho sconfitti. Ce l'abbiamo fatta. Oddio, non ci credo. Ma mi vende subito un trauma, va, che stiamo in crisi. Siamo in crisi. Un cuore più. Sì. Dammi un trauma, pack, che la dai, ce l'ho bisogno per forza. Ecco, io ce l'ho 22. Allora, aspetta, scusa, è il trauma pack. Adesso ce lo mettiamo un attimo. Lo mettiamo al posto del medikit, va. Ok. A posto. Ragazzi, il manufatto. È un tempio, quello dove prendiamo i poteri solitamente noi. È il nostro ultimo manufatto. Non l'abbiamo ancora affrontato noi, però. Eccolo. I guess I shouldn't be too surprised you made it this far. Serves me right for not being convincing enough. C'è un solo modo per risolvere la questione. Questo è per Sam, figlio di puttana. Non dobbiamo combattere per forza. Consegniamo i manufatti. Ma proviamo, tanto. Is this where you give your big speech? Non ce l'avremo mai, perché non abbiamo persuasione questo personaggio. Sono un osso duro, consegna i manufatti, l'unico modo che hai per sopravvivere. Deve pure esserci un universo in cui ho già vinto. Una vita di potere eppure solitaria. Proietti forza, ma dentro sei fragile. Quanta limitatezza. Vado con questa. Ma è per giocare, ragazzi, perché tanto non. L'emissario ti ritiene un mostro. Dimostra che si sbaglia. E chi gli frega? Infatti. Non va bene nulla, ragazzi. I like my odds. Facciamo una bella battaglia, va. And I'm not impressed. Now let's get to it. Vabbè. Sempre ovviamente in due. Non ce la facciamo, lui è troppo, sarà troppo potente. Dio, carità. Poi danni li facciamo. C'abbiamo una distorsione. Ah, si vola? Finito. Ragazzi, stiamo tutti calmi, però, perché qui è un macello. Ma che sta succedendo?
No. Io non so cosa sta succedendo nella mia vita, ragazzi. Non sto capendo. Non sto capendo nulla. Ho finito tutti i colpi, ho finito. Sto pure male, fammi usare una panacea, va. Maledetto, che tu sia maledetto. Alla NASA. Finito pure qua, finito tutti i colpi. Finito tutto, non c'ho più niente. Non c'ho più nulla. Non ho nulla, ragazzi. Come lo combatto io questo? Via, 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 via. Sta meglio di prima, sta. Sta meglio di prima. Ce la faccio con queste. Ma sicura? È morto, è morto! Dai, dai! Sì! 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 Ragazzi, è stato qualcosa di assurdo! Winner takes all is the phrase, is it not?
Raga, ma siamo veramente a un punto. Parliamo con l'emissario. You've done it. The temple's artifact is yours. Nostro, vorrei dire, siamo una squadra. Avrò bisogno anche dei tuoi manufatti per completare l'armilla. Devo aspettarmi questa lotta anche nel prossimo universo? Vediamo un po' questa. Yes. You've proven yourself worthy. The unity awaits. I know we aren't from the same universe, but it kind of feels like old times. Yeah. All the artifacts I've gathered. Hanno fatto Omega. Come farà l'armilla a condurmi all'unità una volta completata? Cosa mi aspetta dentro l'unità? Rivedrò mai i miei amici? Verrai con me? Dov'è l'unità esattamente? La prima, dai. Place the armillary in your ship, then power up your grav drive. It will take care of the rest. Cosa mi aspetta dentro l'unità? You will see the glory of our multiverse and your place in it. Then you will be asked to make a choice. I will say no more. Li vedrò mai, miei amici? I would speak to them before you go. Verrai con me? No. My place is in this universe now. That is a difficult question. You might as well be asking when is the unity? Why does the unity exist? Or how does the unity truly work? It is not a fixed place in space-time. You will be... Well, you'll have more like understanding when you get there. Now would be a good... Scusate ragazzi, ma stiamo finendo il gioco? Allora, ragazzi, calmi. Parliamo. So, the unity awaits. I'm not as afraid as I thought I would be. Stepping away from the world you know. Non vedo l'ora di scoprire come sarà il prossimo universo. Questo universo non è poi così male. Non c'è garanzia che il prossimo sarà migliore. Già, al diavolo la gente di questo universo. Sono una manica di imbecilli. Beh, no, direi questo. Constellation has given me a home, and I will always be grateful. But I also feel ready. Do you think we will see each other after the unity? Will we even recognize each other if we do? Me lo auguro. Non saprei, il grande rischio di tuffarsi nell'ignoto. Hai il permesso di prendere a pugni qualsiasi altra versione di me dovessi incontrare. Beh, io comunque con lei ci avevo iniziato un mezzo flirt. Poco, poca roba, però. I do too. But the emissary makes me doubtful. They are both the person we lost and someone else entirely. If we do not see each other again, then this is goodbye. I am proud that I was present for this journey. If you are free soon, could we talk? Certo. I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Come hanno fatto significano qualcosa, è importante scoprire cosa. È un bel gruppo di brave persone, hanno bisogno del mio aiuto, adoro i misteri, questa settimana non avevo molto da fare, parliamo più tardi, magari. No, beh, è un gruppo di brave persone. They are dedicated in their cause. This is rare and admirable, I think. My past is complicated.
And anyone in Constellation will tell you I do not speak much of it. But my family always stressed the importance of having a purpose in life. You must have a reason for being. È importante una cosa che ti faccio alzare la mattina, penso che avere degli obiettivi sia importante, spero che tu riesca anche a divertirti qualche volta, perché Constellation è importante per te. No, direi questo. Yes, that is one way of putting it. I am often surprised at how reluctant some are to agree with the idea. They sometimes seem offended I would suggest such a thing. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. Non è cambiato nulla. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. Le esperienze devono essere state molto diverse, immagino. Non è possibile sapere se cosa stanno passando gli altri. You believe I am too quick to judge. Perhaps that is so. Purpose cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. È chiaro che ho vissuto parecchi momenti difficili. Mi spiace che tu abbia avuto una vita dura. La tua commiserazione non ha mai aiutato nessuno. No, I am not asking for pity. Ma questo credo sia un dialogo per mandare avanti la romance sua. And it has led me here. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies or the Freestar Collective. My parents and their parents before them did not believe anyone outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. Riuscire ad andare avanti da soli è ammirevole. Ma questo dialogo è bello lunghetto, eh? Neanche mi interessa più di tanto. È ammirevole. It has certainly proven valuable. Saved me. Senza dubbio. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. I believe that is enough. I am pleased that we have common cause and have enjoyed our time together. Thank you. Perfetto. Allora, lì è l'Armilla. Allora, facciamoci un giro di saluti. Vediamo cosa ci sto curioso, ragazzi. Vediamo, Sara Morgan. Now that you have all the artifacts, we should talk. Brava, alzate però. So this is it. This armillary can finally be assembled. Ma loro vengono con me, non ho capito, andrò solo io. Something will happen on the other side. Something that will make us like them. Funny. I thought after all this time I'd be screaming in excitement to jump into the unknown, but I feel like I'm hesitating. È quello che volevamo, Sara, la missione più importante di Constellation. Potremmo non rivederci più, nemmeno io so se la cosa mi piace. Hai ragione, spariamo l'Armilla contro un sole, potremmo creare un buco nero. Beh no, mi va tutto sto fatica. And believe me, I feel it. The destiny of it all. But after that, what happens? Say we go to the Unity, become Starborn, enter another universe. Will there even be a constellation there? Io non ho capito sta cosa, perché dobbiamo tornare negli altri mondi. Constellation esisterà ovunque andremo, l'esplorazione deve continuare a qualunque costo. Non dobbiamo farlo per forza, sai, il nostro universo ha ancora molto da svelare. Triste umanità o immortalità da astrali dotati di superpoteri? Decisione difficile. No. Comunque salvo prima, perché dovesse veramente finire, ragazzi. Io ritorno qua perché voglio farmi tutto quello che c'è da fare. Let's get back to it. One more jump into the unknown. Erfana Durante. What can I do? I heard you're a member of the UC Vanguard. They're so lucky to have you. No, lui non lo salutiamo a lui. Salutiamo piuttosto Barrett. Dove sta? Ma pure Vasco dovevamo salutare. Andrea, eccolo qua Barrett. Always knew we could pull this off. Finally. These new universes won't know what hit them. Forget about the Starborn and the Hunter. It's Barrett and company from here on out.
Continuiamo a chiamarci Constellation. Non se ne parla, né ora né mai. Ci sto, voglio una divisa e una maschera con la faccia sopra. I suppose we can do that. Classic. Look, if this is it, are we doing this or not, Tall? Then stop right there. We're doing this. The multiverse waits for no one. Voglio farlo, Barrett, dobbiamo abbandonare tutte le nostre certezze. Io, ogni Barrett e multiverso sarà così, non sfuggirò mai a questi incubo. No, eh. Yeah, that's why I said it first. See you on the other side. Barrett ha aggredito moltissimo, tra l'altro. Ma lo salutati tutti? E chi manca? Sam non c'è più. Vasco, ma non lo possiamo assegnare qui. O forse sì. Vediamo un po', scusate, eh. Chi ci manca? Jasmine Griffin? No, però. Ma Vasco non c'è più. Ah, eccolo. Allora, Fana Durante lo mandiamo via. Sì, e mettiamo Vasco. Lo troviamo qui, Vasco? No, non lo troviamo perché... sta ancora il fan adorante. Torniamo un attimo a fare il saluto con le... Ma Matteo, Walter, dobbiamo parlare con tutti. Oh, mi ha portato alla loggia. Ma volete vedere che si è sistemato lo spazioporto, ragazzi? Aspettate un attimo, ora andiamo a vedere prima di tornare sulla nave. Per forza, perché può darsi sia sistemato lo spazioporto. Ecco, dobbiamo salutare pure noi, dobbiamo salutare. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. Potrei analizzare i risultati direttamente sulla nave perché verrai con noi. E non farlo, non abbiamo idea di cosa potrebbe causare un'analisi. Sei più entusiasta delle due nottate in bianco che di viaggiare dall'universo in senso letterale. Vabbè, no. What? No. I do not do field work. Especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. Addio, Noel, grazie di tutto. Okay, I promised myself I wouldn't cry. And I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. Really, Walter? Scusate, ma Vasco, dove sta? Mo sta sulla nave. Vabbè, allora, Matteo. Do you have a second, friend? But honestly, I've thought about it, and... as much as I would love to see the Unity the way Keeper Aquilus has experienced it, I'm not coming with you. Stai scherzando? Siamo a un passo da realizzare il sogno di Constellation. Lo capisco, Matteo. Che peccato, il multiverso era pronto per accogliere Matteo l'astrale. Dai, facciamo che capiamo le sue motivazioni. I know this is probably coming as a surprise. I think I need to look for my answers here, in this universe. And I can't leave my parents. Motivazione nobile, motivazione nobile. They're not getting any younger. Buona fortuna, Matteo, e addio. You too. I know I'm flaking out at the end, but I'm glad I was a part of all this. I appreciate what you're doing, Walter, but honestly, let's get a second opinion, shall we? Walter and I were just discussing the expenses incurred during the attack. No, I was explaining that there's nothing to discuss. It's been taken care of.
It seems that Walter has taken it upon himself to cover the costs of the repairs. Beh, bravo, capito, miliardario, va bene così. As well as any expenses relating to the funeral services. Dice prima la Naya, dammi un po' di soldi. Sam was a good man. It's the least I could do. Grazie Walter, è stato gentile da parte tua. Apprezzerebbe sicuramente quello che hai fatto per lui. Tutti i crediti dell'universo non basterebbero a compensare la perdita. Non voglio parlarne. Vabbè, apprezzerebbe, dai. None of us would be here without the others. We're all incredibly indebted to one another. Well, I can't thank you enough, Walter. Io volevo parlare con Vladimir, però, scusate. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long come. Most forgets on just. It'll be a shame to pack up all the modifications to the eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. Per dire lo stesso di te, Vladimir, non ce l'avremmo mai fatta senza il tuo aiuto. Non credo proprio, dovrei altre anomalie stellari a cui dedicare il tuo tempo. Finalmente l'occhio riposerà a Vlad, che possa sognare le sue scoperte future. Sì, dai, questa. Got the measure of me right. Worse ways to retire for an ex-Crimson fleet. I'll be taking up the chair when everyone's gone in the Unity. Set Constellation's course for another new beginning. Nothing extravagant. Not my first time at the helm for a crew, but going to take it slow. Ci ho capito niente. Boh, che ha detto lei? Al centro, mettila al centro. Non so neanche che cosa mi ha chiesto. No, I think this is a fine. Ma state a parlare fra voi due, no? Io sto a parlare con Vladimir. Mo, ecco. Never regretted coming out of retirement. Constellation's got the writ of the righteous. Keeps me young. Questo è un altro dialogo. Both of these star, only they're not the people you know. Say and do things the folks. Doesn't bode well for anyone stepping into the Unity, or through it, or however it works. Mo lo scopriremo. Nulla potrà cambiare ciò che sono. Experience shapes the person as much as the other way. And the Unity sounds like an experience with an endless depth with no hope to fathom. I doubt any declaration of intent will carry fate's hand there. Allora, ci manca Walter. Dove sta Walter? Eccola. There's nothing like an investment paying off. We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. Constellation non ce l'avrebbe fatta senza il sostegno di Stroud Eklund. Grazie Walter. Non abbiamo incassato niente, però non è mai stata una questione di soldi. Giusto per essere chiari, Walter, non voglio che trovi un modo per vendere l'unità. No, questo. Oh no. This moment isn't about my corporate holdings, no. Being part of Constellation was just for me. Although there's always opportunities, I'm not above taking advantage of what we learn as a group. Alas, while I would like to take the final jump with everyone, I'm afraid the saying, you can't take it all with you, has caught up to me. There might not be a Stroud Eklund in the next universe, and certainly not mine. Vabbè, neanche avesse questi cali di autostima così, Walter, però, eh. No, ma questa, dai. Thank you for that. But I'd be lying to myself if I didn't admit it was a part of me, and I have no desire to find out who I am without it. Goodbye, my friend. If I could borrow a bit from Sebastian. Oh, ragazzi, ma stiamo facendo qualcosa di incredibile, cioè stiamo per andare a fare questo salto, eh? Io non ci sto credendo. Abbiamo parlato con tutti praticamente, no? Ancora no. Chi manca? Vasco. Ma Vasco starà sulla nave. Allora ragazzi, andiamo immediatamente a vedere lo spazioporto. Voglio vedere se si è sistemato. Non sia mai, non sia. Lo sai perché vi dico questo? Perché le altre volte quando tornavo alla loggia mi atterrava sempre sullo spazioporto. Anche se io mettevo loggia.
Perché è come se il bug avesse corrotto praticamente tutto quanto. Invece adesso mi ha atterrato proprio sulla loggia, quindi mi ha fatto pensare che probabilmente si sia sistemato. Fatemi vedere qua, lo trasporti troppo peso. No, mamma mia, vi prego. Scusate, poso la roba e torno. Allora, niente ragazzi, si va. Andiamo a vedere. Mo ci posso andare. Basco lo troveremo sulla nave, perché l'avevo mandato lì, evidentemente. Vediamo un po' lo spazioporto. Crociamo le dita. Secondo me si è sistemato. Secondo me sì. Ma manco per niente. Ma zero proprio. Vabbè, già che siamo qua, ragazzi, vi faccio vedere come ho preso la cassa. Praticamente basta che andate qui. Fate così, esatto. Aspetta, adesso lo faccio con calma. No. Perché c'ho il, perché adesso c'ho il boost pack, quello potente, no? Ecco qua, vedete? Fatto. Adesso ovviamente non c'è niente, però c'erano 300.000 crediti. Eccolo Vasco, ecco Vasco, ecco Vasco. Vasco. Certo. Constellation's current mission is at its end. It is customary to offer congratulatory statements. Anche tu meriti tante lodi, Vasco. Mi è venuto un po' di tristezza, in realtà. Potevi semplicemente dire è finita, abbiamo vinto. Vabbè, ma perché, porello? If I were sentient, I am sure I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming Starborn is done without causing any physical trauma. But given the unknown physiological requirements of crossing universes, that seems unlikely. Poi ci abbiamo ancora da prendere tutti i poteri, quindi dovremmo vedere se può diventare astrale. Penso che interromperò questa conversazione, Vasco. Given that the Starborn encounters have so far not included. In effetti adesso portiamo il fan adorante, ragazzi, dobbiamo portare appresso tutto questo tempo. I will need to remain behind if we do not see each other again. Goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an unusually effective. Abbiamo fatto in 4-4-8. Vediamo un po', dai. Ok, allora possiamo Vasco. Vasco. Ok, Vasco lo eliminiamo. Sì. E il fanatorante lo assegniamo, dai. Ci abbiamo un altro posto? Ma Lin ci abbiamo parlato? Ci dobbiamo parlare con Lin? Ecco Lin. Ma non è con lei che devo parlare. So long, Dusty. Io non saprei con chi parlare, ragazzi, vi dico la verità. A mente non mi viene in mente nulla. Comunque no, mi devo portare il fan adorante, quindi buttiamo via Lin. Hai completato l'armilla. Appena accenderai il gravimotore salterai verso l'unità. Rimuovi l'armilla dalla nave se intendi gravisaltare verso un'altra destinazione. Avvia il gravimotore per saltare verso l'unità. Ragazzi, questa è la serie principale. Abbiamo detto che come serie avrei portato soltanto la main quest. Di conseguenza va bene anche finirla così, senza il completismo che mi farò poi personalmente. Sicuramente magari vi porterò qualche altro episodio in cui esploro altre cose, vi faccio vedere magari se c'è qualche missione particolare, ma soprattutto mi concentrerò per portarvi qualche guida che vi può essere utile. Quindi chiaramente se fosse stata una serie come quella che è stata di Final Fantasy, di completismo sarebbe durata 150 anni, però non è così. Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare nella main quest. Io non lo so, sto mettendo le mani avanti perché potrebbe essere il finale. Tra l'altro non ho manco riparato la nave. Potrebbe essere il finale, ma magari no, però qualora fosse il finale è giusto specificare quello che stiamo andando a fare. Ok.
Non abbiamo riparato la nave in tutto ciò, ma non penso sia necessario per adesso. Ok, quindi adesso io apro la... apro la mappa. E se faccio un gravisalto vado... Un po' di batticuore, ragazzi, ve lo dico. Quello siamo noi, chiaramente. Stiamo contemplando l'unità, l'armilla. Ciao, me. You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Tu sei me. Io non parlo affatto così. È così questo. Non sappiamo come parliamo perché siamo muti. E così questa è l'unità. Mi aspettavo di più. Questa è la fine, l'aldilà, il paradiso. Quindi tu sei. Diciamo, tu sei me. A thought occurs. Can anyone ever truly experience reality outside of oneself? All of time and space filters through a singular perspective. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? Ho fatto il possibile e accetto i miei fallimenti. Chi non ha rimpianti, volendo essere sinceri con se stessi? Ho agito a mio piacimento e ottenuto quel che volevo. La bontà non era nei miei piani. Ma quindi, ho perso la vita? Beh, io direi la prima ci sta. Ho fatto il possibile e accetto i miei fallimenti. Così in cui non sono riuscito. You will need that clarity for what comes next. In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. La strada ha parlato di una rinascita, a me sembra molto simile alla morte. Salta direttamente la parte in cui il mio potere aumenta. È troppo complicato, non capisco. Aspetta, i manufatti, i templi, l'armilla, chi li ha creati e perché? Questo mi interesserebbe. Unknowingly, you just answered your own questions. For who creates things but creators? That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human? Or alien, terrestrial, or celestial. One day, you might even meet the creators, but not this day. As for the why, so that you could ask that very question, so that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysterious of the unending cosmos. La strada ha parlato di una rinascita, a me sembra molto ok. Much like the death of a star creates new kinds of matter, so will the part of your being become fused with the unity itself. That part is what becomes Starborn and crosses into the multiverse. Through your eyes, it will be as if waking up from a dream. Walk into the Gate of Light, and you will become Starborn. Everything will vanish. And you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You could turn around
walk away from the Unity until the stars fade away, and you will wake up on your own ship, in your universe. You could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the Unity, right now. Go out into the stars. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. As the essence of who you are is spread throughout space and time, non posso mettere start, non posso fare nulla. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you make? Ok, ok. Chiaramente succederà qualcosa dopo i titoli di coda. Quindi quello che sto per dire magari potrà sembrare già superato e passato. Allora, se questa è la fine, il finale, per carità, molto bella l'idea, eccetera. Però a questo punto io è da dire che la quest line principale, la main quest, dura veramente poco. Questo sarà l'undicesimo episodio, considerando che abbiamo fatto un'ora a episodio, sì, qualche volta un po' di più, un'ora e venti, 20 ore è durata la main quest, non di più, avevano detto 30-40 ore sarebbe durata, a meno che, ripeto, a meno che adesso, dopo, io dico adesso, guarda, facciamo una cosa, saltiamo, vediamo cosa succede. Infatti, astrale, ecco cosa sei ora, un essere che ha toccato l'infinito. La tua storia è finita, ma ricomincerai da capo in questo universo e in innumerevoli altri. Ricordi tutto ciò che hai imparato, ma i tuoi averi e tutti coloro che conoscevi fanno ormai parte del passato. Anche gli averi?
Esplora questo nuovo universo e tutto ciò che ha da offrire e magari fa un altro viaggio attraverso l'unità. Ma dai, ma che figa questa cosa. Questa adesso è la nostra nave? Non abbiamo più nulla. Sì, le nostre abilità ce le abbiamo. No. Ma veramente? E la Frontier, cioè abbiamo questa. È ricominciato da capo, raggiungi la loggia. Bello. Ci arriviamo da qui? Sono sconvolto, perdonatemi. Sto realizzando un attimo. Mi fate vedere un attimo il sistema? I sistemi sono uguali, chiaramente. Perché? Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Vabbè, i sistemi sono quelli. Ci ho sbloccato manco i viaggi rapidi. Arriviamo solo alla loggia e vediamo un attimo che succede. Poi noi siamo vestiti così da strada. Oh, al viewport c'è il cacciatore. Al viewport c'è il cacciatore. Andiamo a parlarci subito. Cambierà qualcosa. Però avete visto, noi adesso siamo l'emissario, cioè noi adesso siamo bianchi, quindi noi secondo me rappresentiamo l'emissario. Certo, gli atterra sta nave e questi diranno, ma che è? Regà, non mi dite che lo spazioporto è sistemato, non ci credo. Non ci sto credendo, ragazzi, lo spazioporto è sistemato. Ma ci dicono qualcosa della nave? Ci dice lui qualcosa della nave? Infatti. Ma dai. Questi la guardano e dicono, ma scusa, ma questo come fa? Dove sale? Andiamo a vedere la Andiamo a vedere il cacciatore. Non ci posso credere di sta a camminare sul pavimento, porca miseria. Allora, il viewport sta qua. Adesso il cacciatore secondo me ci tratta da emissario. Ecco, non c'è, non c'è. Ma mo arriva. Mo arriva, guardalo, eh. Non c'è il cacciatore. Solitamente quando venivo qui, poi uscivo fuori e lo vedevo arrivare. Non c'è. Perché?
Ragazzi, siamo alla loggia. Vediamo un po'. Sarà tutto come all'inizio, presumo. Già ci conosciamo, ragazzi. Salve a tutti, sono tornato. Eccoci qui. Excuse me, this is a private. Wait. There's something familiar about you. Vasco, identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts, previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? Ripeti missione principale. Voglio unirmi a Constellation e svelare questo mistero insieme a voi. Salta missione principale. Non so a chi pensate. Faccio parte degli astrali. So tutto dei manufatti. Diamogli questa risposta. You're a... I see. So some of our theories about the artifacts are correct. You're taking their word for it? What if this person's just delusional? Breathe in too many gases in that mining operation. Why don't we hear him out? We know next to nothing. We have everything to gain if he's telling the truth. All right, let's hear it. Non vengo da questo universo, c'è un luogo chiamato Unità che collega tutte le realtà. So che sembrerà assurdo, ma ho già vissuto tutto questo. Ho portato qui un manufatto. Mi avete accettato in Constellation. Gli astrali vanno a caccia dei manufatti per tutto il multiverso, ognuno sperando di riuscire a costruire l'armilla. So, that's what we're looking for. The pieces to an armillary. A path to the center of a multiverse. This is either the truth or the most elaborate practical joke I've ever witnessed. I think we're past the point of doubting, Walter. In any event, we'll be able to see for ourselves. We know where most of the artifacts are now, and presumably... io l'ho detto tutto. È stato che i manufatti personalmente dalla roccia mi hanno concesso delle visioni. Non dovreste avere difficoltà a donare i manufatti mentre io cerco gli altri astrali. Ricordate, alla fine il potere dell'unità aspetta a me. I don't know if you should rush off to meet them. Some of those artifacts granted you powers, am I right? We should leverage that. I want you to check with Vladimir on the eye. Cross-reference what you've told us with what he's picking up on the scans. You track down the artifacts the eye finds, while we gather the others. Non sei la stessa Sara che conoscevo, ma è comunque bello rivederti. Il cacciatore ha ucciso uno di voi nel mio universo, non gli permetterò di farlo anche qui. Grazie per avermi creduto, Sara. No, diciamogli questo. I hope that other Sarah of yours knows you're safe. Now let's get those artifacts. Mi ha dato un fucile. Recissore e fucile. Oh, questo era quello che usavo io. 14.000 medici. Beh, un po' di cosette mi hanno dato. Meno male, non mi hanno lasciato. Non mi hanno lasciato a secco. Parla come di voi speciale questo nuovo universo in cerca dei manufatti. Pure qua dobbiamo rimetterci a cercare manufatti. Mi sembra più che giusto. Ma ci saranno delle diversità. Ci saranno delle cose. Eh sì. Mi incuriosisce questa cosa, ragazzi. E anche voi, dovrete scoprirlo in qualche modo. Però una cosa è certa. Welcome aboard. Well, it is customary to say welcome home. That is not dimensionally accurate in this case. Cioè, mi presento così, guarda che figo del bigonzo che so. Beh, comunque sia, ragazzi, io ricaricherò poi la mia partita prima di partire, perché vabbè, perché sì, beh, voglio esplorarmi il gioco in lungo e largo. Insomma, c'è sta tanto da fare. Questo cos'è? Un giornaletto. L'autore usa il 15% di due in meno durante gli spostamenti con carico eccessivo. Dammelo subito. Questa me la salvo comunque. Così, tanto per.
Facciamo un salvataggio al posto di questo qua, dai. Ok. E nulla, ragazzi, che vi devo dire? La nostra main quest termina qui. Termina qui, siamo diventati degli astrali. Bellissimo, mi piace questa questo finale così inaspettato. Chissà, adesso ci si apre, per modo di dire, si aprono altri mondi, nel senso, bisogna capire poi se rifinire l'avventura così poi ci darà diritto ad altre cose, insomma, potrebbe essere un qualcosa di molto molto grande, per non parlare del fatto che poi effettivamente nella serie abbiamo fatto, anche io ho giocato tanto a telecamere spente, ma abbiamo praticamente scrostato la superficie, avremmo fatto un, non lo so, neanche un 10% di quello che c'era da fare, non abbiamo esplorato praticamente nessun pianeta, e cioè ne siamo andati in giro poco. Però vabbè, per quanto riguarda, diciamo, poi le meccaniche di base del gioco, quello che ci manca fondamentalmente e che vi devo comunque portare sono le guide sulle astronavi e la guida sugli avamposti. Ad esempio l'avamposto non l'ho creato, cioè comunque sia, se la cosa che da una parte sicuramente è buona e positiva, anche per dare possibilità a chiunque non abbia voglia di perderci 100.000 ore sopra, è che comunque ti dà la possibilità, anche se ti concentri soltanto sulla main quest, la quest principale, di portartela a termine in maniera anche molto tra virgolette semplice. Anche lo scontro finale, la battaglia che c'è stata alla fine con il cacciatore, impegnativa, però assolutamente fattibilissima. Poi avete visto, ti riempono prima di munizioni, armi e quant'altro, quindi hai tutte le possibilità per portarla a termine. Certo, in questa serie la main quest, che era soltanto dedicata alla main quest, è stato un po' rushato tutto, però ovviamente l'avevamo detto, era una cosa che avevamo detto all'inizio, avrei portato soltanto la quest principale e poi in alternativa rubriche di approfondimento, rubriche che piano piano stanno arrivando, abbiamo già fatto un paio di guide, poi continueranno, insomma, ci facciamo qualche altra cosettina sopra. E pareri sul gioco, non è questa la sede adatta, non posso farvi una mini recensione perché appunto rispetto alle altre serie che ho portato sul canale, vabbè, rispetto alle altre serie che ho portato sul canale, che comunque ho cercato di giocare al 100% in maniera più approfondita, alla fine noi facciamo il recap di tutto quello che funziona, quello che non funziona, eccetera eccetera. Qui, non avendo fatto tutto ciò, neanche posso stare qui a dirvi troppe cose, anche perché molte le sto ancora scoprendo. Una cosa è certa, ragazzi, che avete visto anche il video sul relativo ai bug, insomma, la mia esperienza, devo dire, che un pochino è stata rovinata dallo spazio porto, purtroppo corrotto, e ve lo devo dire con grande sincerità. Adesso voi qua vedete un'oretta, un'ora e mezza di registrato la main quest, quindi solitamente va, tra virgolette, quasi tutto liscio. Ma voi dovete sapere che quando faccio le mie sessioni private di gioco, in cui gioco magari 4-5 ore, mi capita 2-3 volte a sessione di che il gioco si blocchi e io devo ricaricare, quindi insomma vari problemi che devono assolutamente essere sistemati, perché così non va bene, la cosa non ci piace, perché è un peccato. Poi una cosa che posso dirvi è sicuramente che concordo con chi definisce questo titolo sicuramente valido, buono, ottimo, un bel titolo, mi ha coinvolto tantissimo, anacronistico, insomma, è un videogioco Bethesda, è un Fallout, siamo rimasti comunque a un videogioco che fondamentalmente non ha innovato, non era stato forse quello che ci eravamo immaginato noi, magari è colpa nostra, però insomma è un grandissimo gioco secondo me, con grandissima narrativa, grandissime meccaniche, però è un gioco già giocato, già visto, già introduce cose interessanti, però non stiamo parlando di una rivelazione. Però è un titolo sicuramente che è un universo e basta, quindi ti dà tanto modo di giocarci, così farò infatti, e comunque ci sono tanti momenti che sono emozionanti, che anche giocandolo da solo, quando mi sono riuscito a comprarmi la nave che mi piaceva e sono riuscito ad arrivare su quel pianeta, sono livellato il personaggio, ti stimola, cioè ti stimola e ti invoglia a giocare. Infatti ho tantissima voglia di continuare, di fare tantissime altre cose all'interno di questo titolo, quindi per carità bisogna sempre fare un applauso a Bethesda perché ci regala questi universi, questi mondi che sono pieni, ricchi di roba, e quindi, e Starfield non è da meno, Starfield è assolutamente un gioco che rientra in quegli schemi.
Niente, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per tutto l'affetto. Siete arrivati a valanga sul canale, ve l'ho già detto, per Starfield. Quindi Starfield mi rimarrà sempre un po' nel cuore, perché insomma ha portato tante nuove persone su questo canale e questo mi riempie di gioia e mi fa felice, perché sto lavorando per questo e tutti i giorni ci dedico veramente tantissimo tempo, perché è una cosa che mi piace, mi appassiona. Sognare non costa nulla, quindi più siamo e meglio stiamo, e magari riesco a realizzare questo mio piccolo sogno, che è quello di poter dedicarmi a quest'arte meravigliosa che ci regala questi titoli. Nel bene e nel male. Ragazzi, la main quest di Starfield finisce qui, attenzione, la main quest, ma arriveranno altri contenuti. Fatemi sapere, commentate, parliamone insieme, fatemi sapere la vostra esperienza, se avete seguito qui la serie o se l'avete giocata per conto vostro. Voglio sapere le vostre impressioni, ci sarà tanto da dire. Poi più in là, più avanti, ragazzi, quando avrò fatto tante cose, uscirà, ripeto, non una recensione per chi ha visto il mio video, ma una chiacchiera su Starfield in generale ce la facciamo sicuramente. Nulla, ragazzi, non voglio dilungarmi troppo perché io sto a 2 ore e mezza di registrato, vi taglierò tanta roba, ma comunque uscirà un episodio lungo. Non so neanche se lo dividerò in due, guardate cosa vi dico. Può darsi anche che ve lo divida in due. Vediamo, ci devo pensare. Comunque, al di là di tutto, ragazzi, grazie per la compagnia, grazie di tutto. Io, Zeures e tutta la ciurma di Constellation, il nostro Zeures, rinato astrale, vi diciamo alla prossima. O se volete, al prossimo universo. Magari ci incontriamo nel multiverso.